Buona quinta domenica di Quaresima, amiche e amici di Abitare le Scritture e di Misericordia Televisione, questo canale che trasmette su YouTube. Siamo arrivati quasi alla vigilia della Pasqua. Domenica prossima noi celebreremo l'entrata di Gesù a Gerusalemme, la cosiddetta Domenica delle Palme. Ormai il cammino quaresimale volge al suo obiettivo, che è andare a Gerusalemme, per vivere il mistero di passione, di morte e resurrezione. E oggi c'è una pagina meravigliosa, una pagina lucana caduta nel testo del quarto Vangelo, ma è un testo davvero meraviglioso. Dove ci troviamo? Gesù, comincia il testo in 7:53, Gesù ha appena terminato di insegnare nel Tempio, è l'azione che lui faceva spesso. E l'Evangelista Giovanni ci racconta che poi fa il ritorno a casa, la gente. Ma Gesù no. Gesù si reca sulla collina degli Ulivi per passarvi la notte, dice Giovanni, come faceva spesso, in preghiera e in comunione intima col Padre. Gesù faceva spesso questo itinerario, alternando l'insegnamento nel portico di Salomone e poi il soggiorno nel giardino. Notate che solo Giovanni lo chiama il giardino, ricordando quel giardino dell'Eden della Genesi, del capitolo 2. In genere, poi, dopo aver trascorso una notte in preghiera, egli ritornava al Tempio, così come dimostra la tradizione. Anche Luca al capitolo 21 ne parla. All'alba, dunque, rientra nel Tempio e la gente, il popolo, si rivolge verso di lui. E Gesù, messosi a sedere, la posizione tipica del maestro, insegnava. Notate che nel testo c'è questo imperfetto, cioè può indicare che era solito fare esattamente questo itinerario tra insegnamento e ritiro sul Monte degli Ulivi, dove poteva stare tranquillamente, isolato, certamente non solo per trascorrere la notte, ma anche per stare soprattutto in silenzio, per recuperare continuamente quel rapporto col Padre suo. Mentre dunque sta insegnando, arrivano degli scribi. È l'unica volta che si parla di loro nel quarto Vangelo. Arrivano degli scribi e i farisei, che irrompono sulla scena per sottoporgli un caso clamoroso. Hanno sorpreso una donna che in flagrante adulterio, un delitto considerato grave dalla legge. La donna era sposata, ma non si dice nulla, il testo tace su tutto ciò che è il maschile, né la reazione del marito, né la persona con cui aveva tradito. Come al solito è sempre la donna messa al centro, è la donna a essere sottoposta a giudizio. È il tipico elemento del maschilismo di un tempo, la colpa è sempre della donna. E l'Evangelista racconta che la mettono al centro e riferiscono ciò che Mosè ha detto a tale proposito. Ma questo è davvero un orgoglio, come se Gesù non conoscesse la legge. Si evince dal loro comportamento che in realtà a loro non interessa nulla, né della donna né della legge. Vogliono soltanto mettere alla prova Gesù. Che cosa farà Gesù? La condanna? Le dà misericordia? In realtà, vedete, spesso le guide religiose, anche negli altri Vangeli si vede, cercano soltanto, come dire, un pretesto, delle prove giuridiche per poi accusare Gesù, perché il suo atteggiamento davvero spiazzava. Gesù aveva un modo di interpretare la legge, di applicarla, ma mettendo sempre al centro la dignità della persona. Lo vogliono mettere in un vicolo cieco, quasi a dire, vediamo, se perdona viola la legge, se la condanna allora e senza misericordia. Insomma, è un modo molto infame, davvero, di appellarsi alla legge in questo modo. Il testo
ci dice qualcosa di strano, c'è una reazione molto strana da parte di Gesù, il quale, stando a terra, sedutosi a terra, traccia dei segni, il verbo catagrafo non è scrivere, ma tracciare dei segni, forse per prendere tempo, forse per denunciare le colpe degli accusatori, per confonderli, per costringerli forse a rinunciare alla pretesa di giudicare e condannare. Nessun uomo può condannare, solo Dio esercita il giudizio. E questo gesto, la cosa che importa, non è tanto ciò che scrive, se scrive, ma il fatto che fa dei gesti per ben due volte. Due volte fa questi gesti sulla polvere col dito, due volte si alza, due volte si siede. Evidentemente, c'è questo numero 2 al centro. È chiaro perché questo 2, chi conosceva la legge, chi conosceva le antiche tradizioni, sapeva che questo 2 indicava ciò che è successo nell'Esodo, il motivo centrale dell'Esodo. Le tavole che Mosè aveva ricevuto furono infrante perché c'era stato il peccato del vitello d'oro, quindi le tavole furono ridate una seconda volta. Quindi fin dall'origine sta dicendo Gesù, guardate che i vostri padri hanno peccato tutti. E Dio ha dovuto dare le tavole della legge per ben due volte. Due volte. Ecco il due che torna, no? La legge è stata donata due volte. Perché c'è stato il peccato del vitello d'oro. E a causa di quello il povero Mosè ha dovuto di nuovo trascorrere 40 giorni e 40 notti per ricevere la seconda volta le tavole della legge, la Torah. Ecco allora che Gesù risponde in due tempi. In certo senso vuol lasciar capire che ha compreso le intenzioni degli scribi e dei farisei. E tra la prima e la seconda volta che si riabbassa e traccia questi segni a terra, rivolge loro quello che è il cuore del testo, una domanda, la rivolge a loro, la rivolge a noi. Chi di voi non ha mai peccato, scagli per primo una pietra contro di lei. Notate, la legge prevedeva la lapidazione di queste donne, ne parla il libro del Deuteronomio al capitolo 17. Gesù però, vedete, rispetto a questa legislazione, la reinterpreta, perché lui ha aggiunto, chi di voi non ha mai peccato? E chi di noi non ha mai peccato? Questa sorte comune di tutti gli uomini, la nostra fragilità, il nostro peccato. E infatti, in questo modo, vedete, Gesù ristabilisce il vero senso della legge. Nessuno può esercitare il dominio o il giudizio sull'altro, perché nessuno di noi è esente dal peccato. Ecco perché a queste parole, cominciano ad andare via. È un chiaro indizio che Gesù li ha fatti riflettere, li ha fatti rientrare nella propria coscienza, prima di puntare il dito. Vai a guardare dentro di te, chi di noi non ha fatto peccato? Fin dall'inizio, però, Dio ha fatto prevalere la misericordia, perché la misericordia è giustizia realizzata. Ecco perché nessuno osa compiere il gesto della lapidazione. E vanno via, a partire dagli anziani, che evidentemente sono quelli più consapevoli del proprio peccato, scompaiono. E la scena meravigliosa, sembra quasi una scena teatrale. Resta quella donna in abiti dismessi, piangente. Immaginate che sofferenza. E poi Gesù, uno di fronte all'altro. Agostino descrive, no? La misericordia è la misericordiata. Colui che è la misericordia del Padre è colei che riceve la misericordia da Gesù. Qualcosa di incredibile. Notate la dolcezza con cui Gesù si rivolge a questa povera donna, che viene liberata dal peso di una colpa, di una vergogna che la schiacciavano, a cui era stata sottoposta senza nemmeno un processo. Per la prima volta questa donna, pur essendo nel peccato, incontra il vero sguardo di Dio, che come dice Ezechiele al capitolo 33, Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converte e viva. Anche l'esperienza del peccato può diventare per noi un'esperienza di resurrezione. Quando pecchiamo, possiamo capire che abbiamo bisogno del perdono di Dio e ricominciare una vita nuova. Ecco, la donna scopre che il desiderio di Dio è di averla come figlia, che prevale su tutti i peccati.
La donna trova un amore che ha fiducia ancora in lei. Quell'amore di Gesù scommette sul suo futuro, quasi a dire: da oggi in poi, con me, con il mio aiuto, tu puoi ricominciare. Ecco perché le dice una frase che è davvero mirabile: mettiti in cammino. Molto bello questo verbo, piuttosto che dire va, mettiti in cammino. Gesù le apre un cammino, una via. Da questo momento non peccare più. Ecco la parola che viene data a questa donna. E lei non dice niente nel testo, se non quando viene interrogata, nessuno ti ha condannata? E lei dice nessuno. E poi aggiunge, Signore, solo queste due parole che non tradiscono nemmeno i suoi sentimenti, nessuno. Questa donna sente la liberazione. C'era quel manipolo di scribi e farisei che volevano già lapidarla, e ora non c'è più nessuno. E chiama Gesù, Signore, Kyrie, con un misto di gratitudine, di sentimenti. Lei è stata liberata dal timore, dalla vergogna. Si sente libera davanti a Gesù. Sì, perché Dio ci libera da quella nudità di cui abbiamo paura. Mettiti in cammino. Da questo momento in poi non peccare più. Ecco, il perdono di Gesù introduce nella vita di questa povera donna una rottura che non è dovuta al pentimento, attenzione, ma è la misericordia di Dio che apre al pentimento. Guardate che importante questo aspetto. Quindi è la misericordia che porta al pentimento, non viceversa. Tutto parte sempre dal Signore. Ma accogliamo due insegnamenti. Da una parte l'uso della legge fatta dagli scribi e farisei. Non si può usare la legge per ingannare Gesù o per provocare la morte di una persona anche se colpevole. Dio non vuole che gli uomini restino prigionieri del peccato. Dio vuole da noi la conversione, la vita. E anche le esperienze negative possono davvero aiutarci a cambiare vita. Chi di voi è senza peccato scaglia per una pietra? Nessuno di noi lo è. Ecco perché la Torah non può essere strumentalizzata, non si può usare la Torah come una clava per combattere le persone. La misericordia di Dio è più grande della trasgressione. È quello che è successo anche alla famosa piscina di Bethesda, al capitolo 5 di Giovanni, no? Anche lì, oppure con la donna samaritana. È un Gesù che si avvicina umanissimamente alle nostre povertà, è il suo stile. Ecco perché è interessante vedere che Gesù si avvicina a chi è infermo, a chi è peccatore, a chi è fragile, perché Gesù vuole davvero rialzarci. Ecco perché questa pagina di grande misericordia, veramente è una pagina oggi che ci riempie il cuore. Gesù ci apre un futuro. Non dobbiamo scoraggiarci, anche se abbiamo peccato, anche se abbiamo sentito dentro di noi i morsi della nostra fragilità, della nostra caducità. Non dobbiamo disperare. Siamo quasi vicini alla Pasqua. Gesù ci apre un futuro. Ha aperto una via a questa donna, ma bisogna accoglierlo. Bisogna imparare anche dagli attraversamenti negativi, perché Dio ha mandato il Figlio per ricreare il nostro cuore, secondo lo Spirito Santo. Ecco perché grazie all'incontro con Lui, che è il volto misericordioso del Padre, ognuno di noi può sentire la stessa espressione detta oggi a questa povera donna, senza nome, senza volto. Rimettiti in cammino e d'ora in poi non peccare più. Quasi a dire, da oggi in poi ti faccio compagnia io, confida in me. Ecco perché il Salmo oggi, il 125 del responsorio, ci fa dire, grandi cose ha fatto per noi il Signore. Ubriachi eravamo di gioia, come i torrenti del Negev. Il Signore fa rifluire le nostre genti disperse. Quando piove nel Negev, una volta all'anno, se non dopo diversi anni, quella pioggia cambia la geografia del paesaggio. Il salmista immagina che la nostra vita è arida come un deserto, ma se ci piove addosso la grazia del Signore, dello Spirito, allora arriva il pentimento e arriva una vita nuova, perché il Padre non vuole la morte di noi peccatori. La cosa che interessa a Dio è riportarci a casa, come quel pastore di domenica scorsa, e come quel padre che ci aspettava e che ci vede ancora da lontano e che ci corre incontro, ci abbraccia, ci bacia e ci chiede di rientrare in casa. Questa è la pazzia d'amore.
del nostro Signore. Buona Pasqua della settimana.